Se è tutta la vita che cerchi di perdere peso, hai provato tutte le diete possibili, ma non hai mai avuto risultati, questo video è per te. Andremo proprio a parlare di qual è l'errore più comune che non ti permette di perdere peso, che però è consigliato nel 95% delle diete odierne, delle diete che avrai provato in passato. Alma Fisio, curare, non trattare. Se guardiamo oggi tutte le diete, se sentiamo gli esperti che danno consigli per dimagrire, c'è una cosa che li accomuna tutti, ovvero quello di fare una dieta ipocalorica, dove si riducono le calorie generali della giornata per perdere peso. Ed è una cosa che anche a te potrebbe sembrare che abbia una logica. Se tutti i giorni mangio 2000 calorie, se dovessi iniziare a introdurne 1500-1800, piano piano perderei peso, perché il mio organismo ha la necessità di bruciare più grassi per sostenermi durante la giornata. Cosa succede al tuo organismo quando diminuisci le calorie e perché il diminuire le calorie non ti farà perdere peso, ma avrà un effetto anzi contrario alla lunga, rovinando il tuo metabolismo? Mettiamo che sei andato da un medico, da un nutrizionista o magari hai seguito una dieta su un giornale o su internet. Ti hanno detto: se sei un uomo, se sei una donna, il tuo fabbisogno giornaliero è di 1800-2000 calorie. Se oggi fai un calcolo e vedi che tu normalmente mangi 2500-3000 calorie, questo non va bene. Andiamo a ridurre le calorie di un 20-30-40%, non importa quanto, ma questo è il consiglio. Riduciamo le calorie e vedrai che perderai peso. Quando riduci le calorie, cosa succede all'interno del tuo organismo? Cosa pensa il tuo cervello? Il tuo organismo oggi non capisce che vuoi perdere le calorie per stare bene, per sentirti più bello, perché sta arrivando l'estate e vorresti entrare in quei pantaloni o perché vorresti sentirti più bella in costume. Il tuo cervello, quando diminuisci le calorie, quello che pensa è: ragazzi, nell'ambiente ci sono meno energie, ci sono meno nutrienti. È una situazione di emergenza, come potrebbe essere se sta arrivando l'inverno, e quindi è meglio se mi prepari ad abituarmi a gestire la mia vita e la mia autonomia anche con meno calorie. Ed è così che sono sicuro ti sarà successo, che inizi una dieta e per le prime settimane, magari per i primi 1-2 mesi, perdi peso e sei soddisfatta di te e vedi che ci sono risultati. Fino a che non arrivi a un punto in cui smetti di perdere peso e perdere peso diventa sempre più difficile. Non riesci a capire cosa succede. Continui a ridurre gli alimenti, continui a ridurre le calorie, ma perdere 100-200 grammi, un chilo diventa una cosa veramente insopportabile e questo ti fa rinunciare. Il motivo chiaro è che quando tu diminuisci le calorie, il tuo organismo diminuisce anche il suo metabolismo. Perché il meccanismo automatico è quello: se continuiamo a perdere calorie, se continuiamo a perdere peso, finiremo per malnutrirci. Ecco quello che pensa il tuo cervello ed è per quello che smette di consumare così tanto e non vuole che tu perda peso. Siamo ancora legati a dei geni del passato in cui era molto più utile avere delle scorte di grasso, non rimanere molto secchi e magri. Per questo, più tu diminuisci l'apporto di calorie, più il tuo cervello deciderà di diminuire anche il metabolismo, ovvero tutti quegli scambi cellulari e quelle reazioni che ti permettono di consumare energie. Diminuisce il tuo apporto calorico e automaticamente diminuirà anche il tuo metabolismo. Ed è per quello che potresti iniziare magari a 80 kg e le prime settimane perdere 2, 3, 4, 5 kg, per poi trovarti in un limite che non riesci più ad abbassare, magari a 73, 74 kg o anche 75, e quindi ti troverai in una situazione di sconforto perché vedi che diminuisci sempre di più quello che mangi, la tua dieta è sempre più ristretta, ma non perdi peso. Finirai alla fine per rinunciare, per riprendere a mangiare come facevi prima, ritrovandoti però nella sfortunata situazione in cui mangi come prima, ma il tuo metabolismo ormai si è abbassato così tanto che non bruci più come prima. E quindi non solo recupererai tutte le calorie e tutti i chili che hai perso in questa fase, ma ne andrai anche ad accumulare altri, ritornando magari a 85-90 kg, facendo quell'effetto fisarmonica che è tanto deleterio per la tua salute. Per farti un esempio pratico, è un po' come il tuo corpo fosse un'azienda che produce macchine.
Mettiamo che tutti gli anni riesci a produrre 100 automobili in un mese. Se per un qualsiasi motivo, se per la crisi, se per un cambio delle indicazioni a livello generale, da 100 automobili passa a 50 automobili, è chiaro che la metà del personale verrà licenziato. Ed è così che tu, come il personale che viene licenziato, perdi. Non c'è più bisogno di quelle molecole extra e di quei grassi extra. Cosa succede però se da 50 automobili ritorni ad avere la necessità di riprodurne 100 come facevi una volta? Il tuo organismo, la tua fabbrica, la tua azienda non è più in grado in quelle condizioni di riprodurre quelle 100 automobili perché ormai il suo personale è dimezzato e farai molto più fatica a ritrovare persone capaci che prima sapevano fare il lavoro. Nella metafora del tuo corpo come un'azienda che produce macchine, il tuo muscolo, i tuoi muscoli sono gli operai, sono le persone che le producono. Quando tu fai una dieta ipocalorica, il rischio più grande è di perdere i muscoli, è di perdere quegli impiegati, quella forza lavoro che ti porta poi ad avere un metabolismo alto e che ti porta a bruciare calorie. Perderai di peso perché stai perdendo non solo grassi ma soprattutto massa magra e muscoli. Ma quando poi cercherai di continuare a perdere peso e non ci saranno più i muscoli che aumentano il metabolismo e che bruciano i grassi, o saranno sicuramente ridotti, finirai per perdere peso e ritornando a mangiare acquisirai ancora più grasso perché non hai più i muscoli che te lo facevano bruciare. Perché quando vai a una restrizione calorica bruci i muscoli e non bruci i grassi? Perché il tuo cervello dice: ok, eliminiamo prima di tutto quelle fonti che vanno a consumare tanta energia, che sono appunto i muscoli, e facilitiamo e produciamo invece quelle sostanze che ci aiutano a trattenere l'energia e che non consumano niente, i grassi. Infatti, chi fa una dieta ipocalorica, a livello relativo, aumenta il numero di grassi con rispetto al numero di muscoli e quindi aumenta la massa grassa con rispetto in relazione alla massa magra. In generale diminuiscono tutte e due, ma si sbilancia la tua composizione corporea, diventando relativamente più grasso rispetto al relativamente più muscoloso. Più diminuisci le calorie, più il tuo metabolismo si abbassa, fino a quando non si raggiunge un equilibrio. È quello, quel punto di equilibrio, in cui non riesci neanche più poi a perdere peso, a continuare a perderlo. I 4, 5, 6 kg che tutti perdiamo nel primo periodo non sono quindi una soddisfazione, possono essere il punto di arrivo, perché potrebbero semplicemente essere raggiungimento di un nuovo metabolismo, di un metabolismo più basso e quindi più difficile anche da smuovere. La soluzione di continuare a diminuire le calorie, arrivare a degli estremi ancora maggiori, finirà per essere ancora più deleteria, perché diminuirai sempre di più le tue capacità metaboliche, avendo delle conseguenze anche sull'umore, sulle tue energie, sulla capacità di dormire e su tutte quelle reazioni di riparazione e di capacità del sistema immunitario essenziali per stare bene. Qual è quindi il miglior modo per perdere peso in maniera sana? Come avrai capito, la soluzione migliore è quella di aumentare il tuo metabolismo. Uno degli strumenti più efficaci è proprio quello del digiuno intermittente, di cui ho proprio fatto un video e che puoi andare a vedere. In questo modo non stai diminuendo l'apporto calorico, stai solo cambiando il modo in cui il tuo organismo interagisce con i nutrienti, il modo in cui il tuo organismo impara a bruciare i grassi. L'altro sistema è quello di fare un allenamento ad alta intensità, che modifica la capacità delle cellule di assimilare gli zuccheri e che mette in moto tutti quei cambiamenti ormonali che aumentano il tuo metabolismo, promuovendo la produzione di testosterone e di altri ormoni necessari come l'ormone della crescita per aumentare i tuoi muscoli e quindi di conseguenza anche la tua capacità di bruciare i grassi. Perché questi sistemi sono efficaci? Perché per prima cosa si modifica la tua composizione corporea. Nelle prime fasi, nei primi mesi, non sarà importante vedere i chili, quanti chili perdi, ma sarà importante vedere le modifiche a livello fisico. Diminuirà la tua parte di grassi, aumenterà la tua parte di massa magra, di muscoli.
Il peso potrebbe essere uguale o potrebbe oscillare veramente poco, ma diventerai sempre più muscoloso e sano e perderai il grasso. Più muscoli avrai e più sarai capace di bruciare gli alimenti, di bruciare i grassi. Ed è solo in questa situazione, quando avrai una buona struttura muscolare e quando il tuo metabolismo sarà elevato, perché il tuo cervello sa che c'è sempre cibo in abbondanza e che può consumare, che fare delle piccole restrizioni caloriche ti permetterà di bruciare ancora di più i grassi. Ma avendo chiaro che alla base avrai una struttura sana e forte, un'industria che continua a produrre, che continua a consumare, con i benefici collegati anche a livello di umore, di forza, di resistenza, di miglioramento della capacità di dormire e di tutta la produzione di quegli ormoni sani che ti permetteranno di vivere a lungo e di avere meno malattie. Se ti interessa capire che cos'è il digiuno intermittente, abbiamo fatto un video. Se vuoi vedere degli esercizi o delle classi di allenamento ad alta intensità che ti occupa solo 10-20 minuti al giorno, abbiamo fatto un sacco di video da cui puoi iniziare. Dormire profondamente, aiutarti con la respirazione, sono tutte altre manovre o tecniche che possono aumentare il tuo metabolismo e aiutarti a dimagrire e aiutarti ad avere una salute a lungo termine e di perdere peso nel modo migliore. Per questo il mio consiglio non è di iniziare una dieta perché fra 2 settimane devo andare al mare e voglio assolutamente entrare nel costume. Per favore non ti mettere in questa situazione, ma anzi programmala da qui a 6 mesi, a un anno. Fatti seguire da un personal trainer, da un nutrizionista che ti possono accompagnare in questo percorso, che è comunque un percorso che ha bisogno di tempo. Se invece hai delle necessità immediate, vuoi anche solo averti con una pancia un pochino più piatta, quello che ti consiglio è di seguire il mio video sul perché la pancia si gonfia, perché è facile avere una pancia gonfia e su come risolverlo, che ho fatto e che puoi trovare nell'allegato. Ci vediamo la prossima settimana, a presto!